Eccoci, eccoci. Allora, parliamo un po' di questo video, di questi primi 500 giorni. Allora, perché 500 giorni? Perché i primi 500 giorni sono stati fatti con un budget di 5.000 euro, quindi 10 euro al giorno. Era questa, diciamo, la mia sfida personale, siccome avevo... Ora sono sicuro che sono fortunato per quel che ho. Però è stata una bella sfida perché dovevo chiedere un posto dove dormire o dormire in tenda, visto che tenevo la tenda sempre con me, e cucinarmi, andare al mercato per trovare comunque, cioè, fare uno stile di vita come i contadini del posto. E poi è stata pure la zona dove ho attraversato più fiumi, in canoa, forse pure più difficile, i tagliatori di teste che non mi hanno accettato nel loro villaggio, poi sono ritornato, tante zone dove ho camminato a piedi perché non c'erano mezzi di Qual è stato il terreno più impervio di tutto il viaggio? Allora, se c'è. In Colombia sono stato attaccato con un machete, quella forse è stata la paura più grande, la paura più forte. Perché pure Max qua. Proprio in questa stanza è stato attaccato con un machete. In Vietnam, diciamo, quando mi sequestrarono, trovammo un accordo parlando. Là invece, come ci parlate, mi hanno menato in terra e mi stavano veramente tagliando la gola. E quindi ho capito che veramente potevo morire. Forse questo è stato il momento. Il paese più difficile è l'India. In generale, cioè, è veramente difficile. Ci sono posti dove tu vedi un barbone per 3-4 giorni. Che dorme per strada, poi piove, si allaga tutta la città e capisci che era un morto. Stava là morto da 5 giorni. Cioè, è molto difficile. Secondo me è l'università. Hai attraversato anche zone di guerra? No. Sì, sono stato tra l'India e la Birmania, il Myanmar, che oggi si chiama così, dove c'è la guerra dell'oppio. Cose qua le documentate? Sì, la maggior parte sì, però ci sono posti dove non ho potuto documentare. In Asia era più facile girare pure con una camera nascosta. In altri posti no. Sono stato nell'alto Brasile, mi sono trovato in una favela, in 20 minuti sono passate delle cose bruttissime, ma nemmeno potevo, cioè, pensare di prendere il telefono. Ci sono cose che non ho potuto documentare, però ho scritto tutto. Un paese in cui ritorneresti volentieri? India, subito, cioè andrei a vivere. Più difficile, ma quello in cui torneresti subito. Sì. Ma quello è un duro. No, è il paese che mi ha dato di più. Cioè, infatti io dovevo stare 6 mesi, ci sono stato. Quando hai iniziato il viaggio, la tua pagina era già aperta? Oppure l'hai aperta in concomitanza proprio di tutta la l'avventura? No, c'era già, perché avevo fatto un viaggio dalla Thailandia in Vietnam e fece scalpore, sempre tra virgolette, perché conobbi una geisha che mi fece vivere con lei, quindi era una donna più grande di me che mi lavava, mi dava da mangiare, mi accompagnava, mi vestiva. Fu un attimo una cosa strana, però perché no? Però aspi, noi che fai, te ne privi? No, ma perché no? È un'esperienza con una geisha vera. C'è da fare un film solo su sta storia, capi che dico? E poi era una pure di alta borghesia, quindi mi ha fame. Come si era ingrippata con te? Io stavo pigliando un caffè, stavo a Ho Chi Minh. Passa una ragazza con una Vespa, italiana Vespa. La prima, la seconda e la terza volta. La terza volta si ferma e mi chiede se io fossi italiano. Lei aveva lavorato con degli italiani, gli piaceva l'Italia, aveva una macchina italiana, motorino italiano. Sei inguaiato praticamente. Bravo, cioè ne avevo capito un cazzo. Va bene però, questo furono una delle cose più seguite. Poi ho fatto un cammino di Santiago che al secondo giorno mi sono slogato la caviglia, quindi l'ho fatto tutto con un solo piede quasi. E poi quando è giù tornato il dottore mi ha detto: sei uno strunzo, mo ti stai a casa 30 giorni, non puoi manco camminare. E mancava un mese dalla partenza di questo viaggio. Comunque, che ora mi sono slogato di nuovo in Argentina, però ho pedalato tutto il tempo in maglia bicicletta a piedi. Certo. Diciamo che comunque hai arricchito di un bel po' la tua vita. Assolutamente, mi si è stravolta la vita, si è stravolta. Cioè, io volevo chiedere ai Chick Bones se partirebbero anche loro. Sì. Un po' tu come fai? Per fare...